Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Genshin Impact giusto per fare un brevissimo video dove andiamo appunto a guardare un attimo insieme quello che sarà il nuovo evento che uscirà appunto giorno 16 di gennaio e finirà il 31 di gennaio, ovvero l'Hypostatic Symphony, dove avremo la possibilità di vincere addirittura primo gems con il primo completamento. Ma andiamo a vedere effettivamente di che cosa si tratta. Durante questo evento i giocatori avranno la possibilità di affrontare il domain, quindi di affrontare comunque la challenge che non si era mai vista prima, ovvero Pure Hypostasis to Accumulate Point. Quindi si potrà effettivamente affrontare, a quanto pare, all'interno di un domain il cubo, quindi l'Hypostatic che solitamente andiamo ad affrontare per ascendere i personaggi, mentre invece in questa volta viene utilizzato in una chiave differente. In un nuovo ovviamente evento esclusivo che ci permetterà anche di ottenere una name card, quindi che è una sorta di carta d'identità, quella che viene utilizzata per il nome del nostro account, che si chiama Celebration Hypostasis, come altra ricompensa ovviamente. Una volta calcolato lo score totale che effettueremo all'interno di questi stage, non solo prenderemo delle ricompense che appunto verranno identificate magari in primo gems a quanto pare, ma avremo anche questa carta. La prima volta che affronteremo la challenge verremo ricompensati anche con delle primo gems, quindi questa già è molto molto buona. Durata dell'evento dal 16-1 fino al 31-1. Bisogna essere almeno rank 20 per poter partecipare o ovviamente superiore. Dettagli: una volta che l'evento comincia, una nuova sfida viene sbloccata ogni giorno per 7 giorni. By which all the challenges will have been unlocked. Quindi nel settimo giorno verranno sbloccate comunque tutte. Ok. Prima di cominciare le challenge bisognerà scegliere una diversa difficoltà e delle variazioni che ci saranno comunque all'interno del livello, dove ci saranno degli effetti speciali di battaglia diversi. Ok, perfetto. L'ammontare dei punti che verranno ricevuti dal completamento della sfida dipendono sia dalla variazione di ovviamente delle varianti che possiamo mettere e dalla difficoltà del livello. I giocatori potranno scegliere di partecipare da soli oppure in coop, e durante questo evento i giocatori possono scegliere lo stesso livello più volte per poter settare un nuovo high score. Il totale del nostro punteggio per quanto riguarda ovviamente la challenge in generale è la sommatoria praticamente di tutti gli high score, quindi tutti i nostri record che abbiamo fatto all'interno della sfida. E quando il tuo total score, quindi quando tutto lo score totale raggiunge una certa soglia, si potranno ottenere delle ricompense corrispettive. Una volta che l'evento è finito, i tuoi punti accumulati verranno persi e non sarà più possibile, collezionare le ricompense. Questo mi sembra abbastanza logico. Quindi, diciamo, come sempre, fondamentalmente tutto quello che accumuliamo durante gli eventi poi viene assolutamente distrutto. Above times are all displayed according to your server time. Vabbè sì, questo in base ovviamente al nostro server time, quindi al nostro orario comunque del server. Quindi direi un evento abbastanza semplice, detto così. Abbastanza semplice, quindi bisogna affrontare gli Hypostatic, scegliere le varianti di difficoltà, scegliere il livello e poi in base a tutte queste varianti e ovviamente anche a livello della sfida avremo delle ricompense. Quindi primo gems, la nuova name card e quindi tanta bella robetta. Spero che questo piccolo video possa esservi stato utile, magari giustamente per chi ha un po' di difficoltà nel comprendere magari la lingua soprattutto. Detto questo, spero di potervi vedere presto con un prossimo video. Bye bye.